È il momento del direttore, vice direttore di Novella Bella, il papà di tutti noi, però. Perché sono il più vecchio. Nino Frassica! Eccolo. Facciamo entrare in leggio, questa settimana è speciale Sanremo. Ah, certo. Festival di Sanremo. Grazie, grazie mille. Allora, non l'avrei mai detto. Questa settimana si parla di Sanremo. Sanremo. Cos'è? Abbiamo Amadeus. Amadeus si difende dalle critiche del suo festival. È sembrato sereno. Gli hanno detto che l'hanno criticato, che sarebbe durato 11 ore, e non è, che sarà lunghissimo. Non è vero. C'erano voci che dicevano che lui avrebbe presentato così. Signore e signori, buonasera dal vostro... Amadeus! Amadeus! Sì, così diventa lunga. Sono Amadeus. Buonasera a tutti, benvenuti al... Un giorno lunghissimo. Festival di Sanremo! Festival di Sanremo! Mamma mia! Però non sarà affatto così. Ha detto Amadeus, sono voci diffamatorie. Sarà un bellissimo Sanremo con molto ritmo, veloce, senza tempi morti. Ma sì, ma hai visto che bel clima che... Ha scelto tutti senza cognome: Amadeus, Fiorella, Albano, Anastasio, Morgan, Bugo, Tosca, Diodato, tutti scognomati per fare prima. Altra notizia falsa, è un fax, è una notizia falsa. Un fax è una notizia falsa, ma insomma non fa niente. Non è vero che i ricchi e i poveri saranno a Sanremo. Come non è vero? Amadeus aveva detto alla conferenza stampa, non faccio discriminazioni, non faccio disparità, io scelgo ricchi, poveri. E da qui l'equivoco. A Sanremo si presenteranno i ricchi e i poveri e non li faranno cantare. Ma no, non li faranno cantare. Ma no. Festival di Sanremo. Si svolgerà dal 4 all'8 febbraio, 4-8 febbraio, quindi sotto quale segno è? Sotto il segno dell'acquario. Mamma mia. Come sarà questo festival? Questo festival sarà un Sanremo bellissimo, è palindromo. Oggi è palindromo. Palindromo è la data di oggi. Palindromo. Ci arriviamo. Oggi è 2-2-2020. Cosa significa? Palindromo è una successione di numeri di una determinata data come oggi. Sì. Oppure si può applicare alle parole come ad esempio... Anna si può leggere sia davanti che di dietro. Anna Maria. Grazie, come sarà questo Sanremo? Bellissimo. Bellissimo. E viva l'acquario, e viva Sanremo! Bravo. Quindi, anticipazioni sulle canzoni di Sanremo. Guarda che... Questa edizione del festival ci sarà l'atteso ritorno del bravo Michele Zarrillo. Dopo aver cantato nel 1994 5 giorni che ti ho perso, quest'anno canterà il seguito 26 anni e 5 giorni che ti ho perso. È il seguito. Amadeus, il direttore artistico del festival, per evitare le polemiche sul televoto truccato,
non ci sarà il televoto, non ci sarà. Si voterà da casa. Per votare da casa si dovrà spedire una lettera per posta. Ma come per posta? Saremo in saremo in diretta. In diretta. Come fai? Arriva... Infatti i vincitori del festival si sapranno i primi di agosto. Il 3 agosto? No, no, i primi. Il 2 agosto? I primi. Il primo agosto? Il 18 luglio. Vabbè, il 18 luglio. Sì, vabbè, 18... Sanremo, grande attesa. Ogni volta che dico... Ogni volta che dici... Sanremo. Diciamo... Diciamo festival. Ogni volta che diciamo dici... festival. Non ci diciamo. Vicino ad Armadità, già... Grande attesa al festival di Albano e Romina. Canteranno una canzone scritta apposta per loro da Cristiano Palcioglia. La canzone si intitola Cranti amori, cranti affetti. Le parole della canzone sono: non ospitare il mio cuore, tu puoi stare con me. E cranti amori, cranti affetti. A Sanremo. Ultima notizia, però falla bene. Ma guarda, la faccio bene. Allora, polemica a Sanremo. Amadeus, che voleva tutti i cantanti senza cognome, aveva pensato anche a Pupo. Pupo ha mandato un pezzo ad Amadeus per Sanremo, gelato al pistacchio. Poi il numero dei cantanti era troppo. Amadeus è stato costretto a malincuore a fare una scelta. Se portare Sanremo a Sanremo Pupo o Rancore, il cantante Rancore, con il suo brano Eden. Che è palindromo pure, Eden. No, quello è Eden, non è palindromo. Non è palindromo. Poligono. Ma non è poligono. Vabbè, vabbè, facciamo qualcosa. Ma non è niente. Vabbè. Pupo è andato su tutti i furi. Ha detto: Amadeus, sei un stupido, di musica non capisci proprio niente. Però alla fine Pupo si è scusato. Ha detto che ha sbagliato, che c'era rimasto male perché è stato scelto Rancore al suo posto. Amadeus lo ha perdonato. Ha detto: amici come prima. E quindi Amadeus è uno che non porta Rancore. Dilla di nuovo. L'ho fatta. Dilla di nuovo. Guarda che hanno riso. Dilla di nuovo. E quindi Amadeus è uno che non porta Rancore. No, Rancore c'è. L'ho fatta bene. No, Rancore c'è, l'hai fatta male. L'ho fatta bene. L'ho fatta bene. Nino Frassica.